Amici sportivi, buonasera, buon pomeriggio dalla Palaio di Trapani per questa gara importantissima, gara clou, gara di cartello di questa giornata, una giornata che dunque si apre con questo leggero anticipo fra Trapani e Biella. Diciamo una gara importantissima perché c'è in campo la capolista, c'è in campo Biella che ha 7 vittorie di fila. Dopo la iniziale vittoria c'è stata la sconfitta incredibile con oltre 30 punti di scarto sul campo di Reggio Calabria, ma da allora in poi sempre vittorie, sempre solo vittorie per questa squadra piemontese che meritatamente ha al comando della classifica. Dall'altra parte c'è Trapani che in gran salute, o meglio lo è stata fino a domenica, perché in realtà dopo un inizio così alterno, a fase alterno di questo campionato, era riuscita a fare ottime cose nelle ultime due partite, soprattutto vincendo due partite consecutive, ma soprattutto due partite che avevano dato molta fiducia a questa squadra, una fiducia che si smorza un po' in questa partita di stasera, perché è la partita dei grandi assenti, la partita che segna soprattutto nel Trapani due pesantissime assenze, quella di Ricchi Tavernelli e poi quella di Tommasini, che solo per onore di firma è in panchina ma in realtà è immobilizzato per via di una sublussazione alla spalla sinistra. Ben più grave invece l'infortunio di Riccardo Tavernelli, che approfittiamo anche per salutare, ci auguriamo che stia sentendo questa diretta, questa partita, perché la partita stessa appunto va in diretta sul canale YouTube della LNP Channel, e dunque un benvenuto anche a quanti ci stanno seguendo in questo momento proprio in diretta. Dicevo, un grande saluto, un grande in bocca al lupo a Riccardo Tavernelli, che ci auguriamo al più presto di poter rivedere qui in campo, lui che era stato il protagonista in questo avvio di stagione e che purtroppo per via di un brutto infortunio, per una frattura al punto metatarso del piede destro, si è operato nei giorni scorsi a Reggio Emilia. Tutto è andato nel migliore dei modi, ma la riabilitazione, ma soprattutto il riposo, lo stop sarà forzato di almeno 45 giorni più appunto la riabilitazione stessa, dunque in un paio di mesi, per un paio di mesi non lo potremo vedere in campo. Fatte queste premesse, passo subito a passare la parola al mio collega coach Salvatore Barracco per vedere quello che ci può attendere da questa partita. Salvatore, intanto bisogna vedere come le due squadre metabolizzeranno le pesanti assenze, perché anche Biella, esatto, hai ragione tu, hai fatto bene a rimarcarlo, ho dimenticato, ma lo stavo proprio dicendo, che a Biella manca Udom, manca anche da domenica scorsa, dunque è un'assenza che è stata già un parte assorbita dalla squadra piemontese, però un'assenza di un certo rilievo. Sì, anche perché la formazione piemontese sicuramente non ruota tantissimi giocatori, ruota sostanzialmente 7 atleti, e quindi l'assenza di Udom è sicuramente sotto le plance pesante, ma Trapani, che avrebbe dovuto fare una partita sul ritmo, sulle rotazioni, non la può fare perché, come hai detto tu, vengono meno due giocatori nello stesso ruolo e soprattutto Tavernelli, che definirei nelle ultime due partite l'equilibratore della squadra. Direi anche colui, il risolutore magari nella penultima, sì, gara interna. Risolutore soprattutto contro Scafati, ma dalla lunetta insieme a Andrea. Sottolineerei come rispetto a Meis e a Tommasini, un po' più playmaker, colui che ha fatto girare bene la squadra nelle ultime due partite, quindi sicuramente coach Ducarello dovrà inventarsi qualcosa, perché o ruoterà qualche under tra gli esterni o giocherà con quintetti molto più alti ovviamente. Ecco, più facile sicuramente che giocherà molto stasera Viglianesi, infatti lo vediamo subito in campo, perché insieme a Viglianesi nel Trapani sono in campo Meis, poi c'è Andrea Renzi che gioca oggi la sua 100ª partita in Serie A, che è stato già anche premiato prima della partita, ci sarà un'ulteriore premiazione per lui poi a fine match, poi ci sono Ganeto e Scotto. Per la formazione ospite invece, con il numero 3 Ferguson, poi c'è con il numero 32 Tessitori, poi ci sono due americani, che è l'altro americano che è Hall, e poi completano il quintetto con il numero 16 Venuto, e in campo poi con il numero 21 c'è De Vico, dunque praticamente il quintetto che ci attendevamo da parte, schierato da parte di coach Michele Carrea. Trapani che adesso ha il primo pallone da gestire di questo match con Scott, che fa in penetrazione poco fortunato perché la palla sbatte sul ferro su questo tentativo di schiacciata e rimessa, e poi viene preso di Biella il rimbalzo difensivo, marcatura individuale abbastanza aggressiva in varia da quella di, al giudicare da questa prima battuta da parte di Trapani, con
Venuto che cerca l'azione personale, non trova il canestro, non trova neanche il rimbalzo Tessitori, e la palla è per Trapani con Mace che fa in pratica il playmaker. Su di lui c'è Ferguson, un bellissimo duello quello fra Mace e Ferguson, che sicuramente farà scintille, e a giudicare anche dalle ultime apparizioni in campo sia dell'uno sia dell'altro, una gara che si giocherà anche sulle realizzazioni dell'uno e dell'altro stesso. Sì, un duello dal ventello facile lo definirei. Ferguson anche ex Forlì, lo ricordiamo bene qui al Palaconat, e anche Mace, come hai detto bene tu, sembra essersi ripreso dal suo torpore d'inizio stagione. Raddoppio su Viglianisi che gira palla per Scott, ancora in penetrazione Scott, regolare la difesa, l'intervento di Tessitori abbastanza fisico, anzi molto fisico, questo giocatore che conosce ottimamente Ugo Dugarello, coach di Trapani, per averlo avuto a Sassari diverse stagioni fa, un giocatore dal grande talento e dal grande fisico come dicevamo. Tessitori in possesso di palla, va all'azione personale, subisce il fallo di Andrea Renzi, è il primo fallo fischiato al lungo di Trapani, anche il primo fallo per la formazione granata, un fallo di squadra anche per la formazione ospite in questo avvio di partita. 8 minuti 34 secondi da giocare, con Biella che gestisce palla in attacco, inutile dirvi che Biella con formazione rosso-blu e con questa canotta blu scura in campo, mentre Trapani granata e con la sua consueta classica maglia bianca dalle strisce laterali granata. Ruba palla Mace che va a cercare il gioco in transizione, ma già la difesa di Biella è pronta. Caneto, azione personale, ma è un airball quasi, la sua conclusione, un tiro nettamente fuori misura, e dunque ancora 0-0 il punteggio, anche se sono giocati 2 minuti di gioco, e dunque prevalenza, predominio delle difese, ma soprattutto tanti errori in attacco, direi, in particolar modo in questo avvio. Va alla conclusione adesso dalla lunga distanza Hall, ed è il primo canestro della serata, 3-0 per la formazione ospite con questa bomba di Hall, primo canestro, come dicevamo, di questo incontro fra Lighthouse Trapani e Angelico Biella. Trapani in posizione di palla in attacco con Mace che cerca di giocare il pick and roll con Renzi, riceve Renzi, poi ancora un pallone per Ganeto che si butta dentro, tutto regolare anche su questo buon tentativo di chiudergli la strada da parte dei Tessitori, ancora una conclusione dalla lunga distanza e ancora una volta con Hall che realizza un'altra bomba, ed è dunque 6-0 con questo parziale aperto della formazione piemontese, con Carrea che tira giù, mette fuori appunto la giacca dalle sue spalle, e significa che sta facendo anche abbastanza calda per lui la partita. Ancora un errore di Trapani in attacco con Tessitori che vorrebbe il pallone, ma la palla finisce a Hall, terza conclusione stavolta sbagliata, rimbalzo difensivo di Viglianisi con Trapani che cerca di spingere sull'acceleratore, ma la difesa di Biella è sempre ben piazzata, è una squadra molto organizzata la formazione biellese, una squadra che adesso sta difendendo con Tessitore su Renzi, ancora una conclusione a lunga distanza, ma Trapani non riesce a segnare, sono passati già 3 minuti e mezzo di gioco e Trapani ancora non segna alcun punto, soprattutto perché Biella è riuscita a chiudere ottimamente fino a questo momento le palle che sta giocando Andrea Renzi, e dunque non gli ha lasciato molti spazi, né tantomeno poi Trapani ci ha preso da lunga distanza, dove cerca adesso con Mace di realizzare, ma ancora una volta un errore, mentre poi sono state delle occasioni sprecate sia da Ganeto sia da Scott, nel senso che Trapani comunque è riuscita a mettere in ritmo tutti i propri giocatori, però non è riuscita ad avere i canestri giusti. Sbaglia anche la formazione biellese in questo avvio caratterizzato da tantissimi errori, direi troppi errori, sicuramente la tensione c'è ma l'imprecisione anche. Sì, anche se Trapani ha fatto bene ad attaccare Mike Cole con Scott, ma nel frattempo buona penetrazione di Viglianisi, perché sappiamo che Olo non è un gran difensore, però ha sbagliato le conclusioni, così come poco fa, poc'anzi, l'isolamento controvenuto di Ganeto, ma si è stati un po' imprecisi alla mira. Ferguson, servizio per Tessitori che va alla conclusione, e poi il rimbalzo difensivo di Scott, sempre molto molto abile a tirar giù dei palloni importantissimi e preziosissimi, si aspetta comunque sempre da lui anche la fase realizzativa, mentre Mace si butta dentro, subisce il fallo ed è buono il canestro di Mace, gli arbitri però dicono che non c'è continuità e secondo il primo arbitro non è convalidato appunto, non è valido il primo canestro della serata di Mace.
diversi. Gli arbitri di stasera sono i signori Galasso Martino di Siena, poi c'è Andrea Bongiorni di Pisa e Leonardo Solfanelli di Livorno, una terna toscana della quale avremo modo di parlare magari dopo il primo time out. Mentre va a segno ancora Viglianese, se da una parte tutto nel segno di Hall, l'azione offensiva della DBL, dall'altra parte invece dalla Lighthouse c'è Viglianesi che si inventa realizzatore, lui che proprio in queste ultime due partite sta dando molto alla sua squadra e che stasera è chiamato in campo per via delle assenze dei due play titolari dei quali abbiamo detto in precedenza, e cioè di Tavernelli e poi di Tommasini. Trapani in attacco con Renzi che si cimenta nel tiro da tre e ha ragione a realizzare, anzi anche se probabilmente gli arbitri giustamente direi dalla nostra posizione non è la migliore visione che possiamo appunto avere. Renzi aveva tirato con i piedi sulla linea di demarcazione dell'area dei tre, per cui sei pari il punteggio con questa realizzazione di Andrea Renzi, dunque al parziale di 6-0 con due bombe della formazione ospite. Trapani in replica con un parziale aperto adesso di 6-0 con Renzi che cerca l'azione personale, si incunea e finalmente per lui realizza appoggiando al tabellone. Trapani prende il suo primo vantaggio, importante che Trapani sia riuscita subito a rimettersi in partita per evitare che Biella possa prendere il largo, e soprattutto grandissima fiducia in questo avvio di partita. Buona l'azione di De Vico che però poi si lascia prendere, si fa capire subito la sua intenzione, dunque Viglianesi ruba il tempo a Ferguson e un pallone sotto adesso per Ganeto e Trapani allarga ancora il suo parziale di 10-0 adesso e si porta sul 10-6. Proteste da parte di De Vico perché avrebbe voluto il fallo, proteste nei confronti dei direttori di gara, ma Trapani ha replicato prontamente, nel senso che stasera è chiamata a dare il meglio di sé soprattutto per via delle assenze più volte richiamate, deve fare di necessità verbo. Trapani ha fatto una grande partita qualche stagione fa, o meglio l'anno scorso per la precisione, con Scafati, quando senza tre giocatori di quintetto addirittura riuscì a fare grandissime cose e a imbrigliare proprio Scafati, e in quella circostanza venne poi sconfitta per 77-74, però anche senza tre uomini di quintetto riuscì, cioè Filloi, Griffin e Ganeto, riuscì a imbrigliare Scafati, un po' quello che sta succedendo stasera. E guarda caso, Salvatore, lo scorso anno in quella partita c'era Galasso come arbitro, dunque una strana coincidenza. Galasso che quest'anno insieme agli altri due direttori di gara toscani non ha mai arbitrato Trapani, ma lo scorso anno arbitrò tre partite, in una in particolar modo arbitrò insieme con Galasso Trapani e Roma. Per il resto però c'è questo strano precedente con Trapani Scafati. Salvatore, cosa diciamo di questi primi andamenti del match? Sì, che Trapani sui campi difensivi di Biella sta cercando dal punto di vista fisico l'anello debole avversario, che è chiaramente venuto a turno. Ganeto, Scotto, Viglianesi lo stanno attaccando in post basso in uno contro uno, e al di là del fatto se la palla è in più o meno, sicuramente è una scelta che sta pagando per Trapani. Hall, spalla a canestro, marcato e poi raddoppiato anche se del caso da Meis, il pallone esce per Venuto che va all'azione personale, molto bravo Venuto, arresta il tiro e realizza Venuto mettendo fine dopo questo time out chiesto saggiamente da Carrea al break di Trapani di 10-0. Meis in possesso di palla, sfrutta il blocco di Renzi, poi dà il pallone a Ganeto che fa la conclusione, ma le polvere sono abbastanza bagnate per la formazione trapanese che ancora non ci ha preso dalla lunghissima distanza. Ferguson tutto solo sfruttando lo scivolone di Meis, Ferguson realizza, si sta giocando a break contro break stasera. Ferguson non può essere lasciato libero, ma evidentemente un piccolo problema proprio per Meis ha favorito il giocatore Biellese con Trapani che gira palla ottimamente, va alla conclusione Ganeto, è voluto il fallo da parte di Venuto, gli arbitri non sono del suo stesso avviso. Ferguson tutto solo, si impugna, non spende il fallo Viglianesi e realizza Ferguson, e ancora una volta si allarga dall'altra parte il parziale che adesso è di 7-0.
Dunque 6-0 iniziale per il 10-0 per Trapani, 7-0 per la formazione piemontese che si è riportata avanti 13-10, 2 minuti da giocare. Meis in possesso di palla, si fa vedere e riceve Meis che non, scusate Scott, che non si prende il tiro, preferisce dare ad Andrea Renzi che è poco fortunato in questa circostanza, mentre si preparano ai cambi i due coach con Lucarello che ha chiamato a sedere sul cubo del cambio Findoi, mentre Ferguson ancora una conclusione e un airball anche il suo nettamente fuori misura, strano davvero che lui non prenda neanche il ferro. Sì, davvero atipico, un giocatore che tira con percentuali incredibili da tre, Meis da tre che replica 13 pari qui al Palaconad. È quasi una sfida fra i due americani, 13 pari il punteggio con questa prima bomba della serata per la formazione granata. Gara che è anche una partita degli ex, perché da parte granata ci sono in campo due ex come Ganeto e Renzi, mentre Trapani ruba palla con Mese che si invola in contropiede e realizza il suo secondo canestro consecutivo, 15-13, risolti anche i problemi familiari. Mese mi sembra molto più sereno in queste ultime settimane, lo ha dimostrato quello che è riuscito a fare appunto in questa, sia nella partita di stasera ma anche nell'ultima gara in campionato. Mentre Hall riceve, sbaglia un canestro che direi dovrebbe essere abbastanza facile per lui. Trapani ringrazia, tira giù il rimbalzo con Viglianisi che affida il pallone a Meis, sempre marcatura individuale da parte della formazione avversaria, con Meis che ancora una volta va alla conclusione, giocatore di striscia lei, come sappiamo, che mette dentro il suo ottavo punto personale del 18-13 e potrebbe essere un fattore per Trapani la prova di Meis. Sì, molto importante, perché se mette questi tiri chiaramente sul pick and roll Biella dovrà fare delle scelte, nel frattempo fallo su De Vico, e quindi potrebbe avere pure da questa situazione beneficio lo stesso Renzi, che magari in post basso rimane in uno contro uno e può far spendere falli a Tessitore, che credo che sia una delle cose più importanti nel piano partita di coach Lucarello, perché il forte pivot ex Cantù sostanzialmente non ha un sostituto in questa formazione. Due giovani in campo per la formazione biellese, dall'altra parte un giovanissimo direi proprio per Trapani, perché entra in campo Nenad Simic, mentre per la formazione ospite sono entrati Widol e Rattalino. Di Widol si parla molto bene, uno dei giocatori dei giovani più interessanti del campionato, ancora una conclusione da lunga distanza del giocatore principe di Biel, cioè Ferguson, che sbaglia il rimbalzo, però è preda dei giocatori di piemontesi, con ancora una volta Ferguson che va a cercare l'azione personale ma trova un buon fallo, speso da Viglianisi. Due falli di squadra per Trapani, altrettanti per Biel, mentre Carrea ce l'ha con De Vico. Sì, De Vico è molto spento stasera, nonostante sta furiata da parte di Carrea per nei confronti di De Vico, replicata fra l'altro, sta anche quasi con un faccia a faccia, sta viaggiando a grossi numeri. Errore di Trapani, grande azione, bellissima questa azione, con Trapani che sicuramente sbaglia regalando due punti che avrebbe potuto veramente evitare di regalare alla formazione avversaria. Un ottimo assist da parte di Widol e poi il canestro realizzato da Hall con il suo ottavo punto personale, 18-15 il punteggio per la formazione granata. È sicuramente una bella partita, ma vi raccomando, non perdetela, perché fra qualche minuto saremo qui per raccontarvi il secondo periodo. Linea alla regia al nostro Rosario Milano. Riprendiamo con il commento di questa gara attesissima fra Trapani e Biella dal Palaconad per questo secondo periodo, che per il momento vede il vantaggio di Trapani per 18-15, una gara caratterizzata dai break contro break nella prima frazione. E approfitto anche di questo momento di non gioco per darvi quelli che sono i parziali, con i parziali personali, con le realizzazioni, che le Trapani vedono 8 punti per Meis, 4 punti per Renzi, 4 per Viglianisi e 2 per Ganeto per la formazione ospite, 8 punti per Hall, tutti realizzati praticamente in apertura, 2 punti per Venuto e 5 punti per Ferguson. Si riprende a giocare con la formazione ospite che rimanda in campo Widol e anche l'altro giovanissimo Rattalino, ma c'è addirittura un altro giovane, cioè Pollone, dunque tre giocatori veramente molto giovani. Pollone, Luca, lo distinguiamo perché c'è anche il fratello Matteo nel roster. Sì, Pollone Luca con il numero 18, poi con il numero 7 c'è Hall e poi completa il quintetto per la formazione ospite Ferguson. Per la formazione granata in campo invece Filloi, poi c'è Simic, Scott, Meis e Viglianisi. Hall in possesso di palla, è
un buon passatore Holling, in sostanza comunque legge bene il passaggio Viglianesi che sporca la linea di passaggio stesso, poi ha proprio Viglianesi che ha la possibilità di gestire questo pallone in fase di impostazione del gioco, si fa vedere, riceve Figlioli, ovvio cercare di dare anche un po' il cambio, dare respiro ai giocatori che fino a questo momento hanno dato tanto, ma soprattutto giocatori che saranno chiamati nel corso del match per quanto riguarda Trapani ad essere incisivi e importanti. Evidentemente senza tantissime rotazioni Trapani deve necessariamente far necessitare più e chiamare le proprie seconde linee, non ultimo anche i giovani, in particolar modo Simic a dare il proprio contributo in questo avvio di partita. A respirare dunque Renzi in panchina per la formazione granata, con Messi che si butta dentro ed è con un pizzico di fortuna mette dentro questa realizzazione, la ventesima di Trapani, ventesimo punto, 20-15 il punteggio. Biella con Whittle, servizio adesso per Ferguson che riceve da Hall, giocano i due americani scambiandosi il pallone, Hall marcato da Viglianesi, poco fortunato Hall, poi il pallone preda di pallone che era stato molto bravo a toglierlo quasi dalle mani di Figlioli, strano perché l'esperienza di Figlioli non dovrebbe sicuramente concedere questi palloni al giocatore avversario, al giovane giocatore avversario, ma è poco fortunato a Biel, Trapanesi si porta in avanti con Viglianesi che chiama lo schema per i compagni, si alternano praticamente sia Viglianesi sia Messi in cabina di regia ed era normale che così fosse, mentre Viglianesi si cimenta nel tiro da tre, realizza conclusione pesante per Viglianesi, 23-15 il punteggio, 8 lunghezze di vantaggio per Trapani, 8 minuti e mezzo da giocare ancora prima del riposo lungo, mentre c'è un fallo in attacco fischiato a Rattalino, ingenuità colossale da parte di Rattalino che si è fatto cogliere in fallo dal direttore di gara, e dunque Trapani ringrazia e riesce a giocare ancora un pallone che potrebbe dare virtualmente un vantaggio anche in doppia cifra qualora riuscisse a metterlo dentro o da due o da tre. Figlioli riceve palla sotto canestro, si gioca l'uno contro uno con Pollone che commette il suo secondo fallo, fa bene Trapani a cercare di andare a servire quei propri giocatori che in questo momento del match, un momento non lo direi proprio di stanca, ma un momento un po' particolare per dare anche il riposo ai giocatori del quintetto, potrebbe favorire appunto gli accoppiamenti, in questo caso dell'esperienza di Figlioli contro la gioventù di Pollone. Trapani infatti realizza, prende profitto di questa sorta di mismatch, se così lo possiamo anche definire dal punto di vista sicuramente dell'esperienza e della tecnica, con Figlioli che realizza il 25esimo punto ed è il primo vantaggio in doppia cifra della partita e arriva per Trapani con queste due conclusioni dalla metà di Figlioli, 25-15, 8 minuti da giocare con Hall che scarica il pallone per questa conclusione poi dalla lunga distanza da parte di Luca Pollone che realizza, giocatore che sicuramente non giocherà tantissimo in questo campionato ma che stasera comunque a prescindere da qualche ingenuità iniziale è riuscito a mettere dentro un pallone importantissimo, stessa cosa dall'altra parte, capita Simic, 27-18 il punteggio, una bella gara perché queste due squadre stanno confermando di essere due squadre, mentre c'è il fallo di Simic più col corpo che con le mani, stanno confermando che sono due squadre che possono recitare un ruolo di primo piano, sicuramente Biela lo sta recitando fin da subito, Trapani potrebbe aspirare ad avere un buon campionato, infortuni permettendo chiaramente, ma soprattutto se riesce anche ad avere dai propri giovani e ad avere questo mix che ormai collaudato invece nelle file di Biella, dove il mix tra giovani e anziani è ormai risaputo che esiste. Sì, partita poi molto frizzante nel DNA proprio delle due squadre che amano molto tirare in transizione. Trapani poc'anzi ha battezzato un po' Pollone che finora non aveva mai segnato da tre in campionato, il mal viene colto perché il giovane di Biella ha segnato, ma insomma Trapani finora mi sembra molto molto lucido nelle scelte difensive e offensive. Zona difensiva per la formazione di Biella che prima è stata allungata, adesso comunque aveva permesso a Simic di ricevere un buon pallone sotto canestro, un buon per Biella e diciamo non va invece per Trapani perché c'è l'infrazione di passi fischiata a Simic con
Biella che ancora va alla conclusione pesante, il rosso blu mandano ancora a segno Ferguson, anche lui giocatore di striscia, quindi bisogna sempre prestare molta attenzione. Lo scorso anno realizzò qualcosa come 35 punti qui a Trapani, 22 le realizzò De Vico in una gara caratterizzata da tantissimi canestri. E dall'altra parte replica prontamente Meis a conferma che quella di stasera sarà anche una partita nel segno di questi due americani. Nel Trapani lo scorso anno Meis realizzò 23 punti nella gara che Trapani vinse con Biella per 98-82, mentre 22 li realizzò Andrea Renzi. Azione personale e buon canestro di Hall, sportivissimo il pubblico di Trapani che lo applaude. 30-25 il punteggio, 6 minuti 26 secondi da giocare con Trapani con il possesso di palla. Viglianisi, servizio per Filloi, Scott tutto solo, può andare al tiro, sbaglia la conclusione, il rimbalzo è di Hall in contropiede, legge molto bene Viglianisi che chiude la tentativa di contropiede innescato per De Vico. Meis, ottimo assist di Meis, poi sfortunato Simic che non riesce a trovare il canestro. Trapani ci ritorna, esce fuori il pallone, ancora Trapani che cerca l'azione per Scott, forse un po' troppo leziosa questa manovra, poi contropiede per Will, assist per De Vico che realizza, partita veramente molto frizzante, scoppiettante da una parte e dall'altra con canestri diciamo che arrivano con una certa continuità da una parte e dall'altra senza tantissimi falli. Lo conferma anche il tabellone con 3 falli di squadra in questo secondo periodo per gli ospiti, uno solo per Trapani, ma soprattutto ripeto c'è spettacolo e il pubblico gradisce quello che sta vedendo. 30-27 per la formazione granata, 3 punti che direi sono veramente meritati per la formazione trapanese che forse ha sprecato questa azione offensiva ed è stata punita, ma è una gara veramente che diciamo abbastanza numeroso e ha corso qui al Palacomico. Assolutamente sì, Trapani in queste ultime azioni ha pagato un po' di inesperienza, lo dobbiamo dire, di Simici che si è letteralmente addormentato sotto le piagge, ma ci sta un ragazzo alle sue primissime esperienze a questo livello. Avviso sul pick and roll tra Ferguson e Hall si dovrebbe essere un poco più aggressivi tentando un aiuto e recupero molto forte, addirittura un cambio difensivo, perché se si passa dietro al blocco come ha fatto Meis, vi ricordo che Ferguson tira col 42% da 3 su quasi 8 tentativi di media, quindi è pericolo pubblico numero 1. Tre lunghezze per Trapani, vi dicevo poc'anzi, 5:49 da giocare ancora prima del riposo lungo con questa gara molto equilibrata e con Biella che insiste su questa zone press direi a tutto campo con una cosa molto allungata, con Filloi che serve il pallone a Meis. Beppe, scusami, Trapani che abbassa notevolmente il quintetto con Filloi e Ganeto. E Ganeto contemporaneamente in campo. Meis tutto solo realizza, bravissimo Meis, secondo canestro consecutivo di Meis nel Trapani, 32-27, 5 lunghezze di vantaggio per la formazione di casa con Ferguson, servizio per Hall, spalla a canestro, ancora un buon passaggio per Guido, poi De Vico, esce su di lui Filloi, un tiro che è una mattonata, la palla è lunghissima ma finisce questo rimbalzo lungo fra le mani di Biella con Ferguson che vuole l'azione personale, poi c'è il fallo di Viglianisi che probabilmente per quello che ha fischiato l'arbitro è andato con il corpo a toccare l'avversario. Sì Pepe, ma il pedigree è diverso e quindi un minimo contatto di Viglianisi vale chiaramente un fallo su un giocatore espertissimo e funambolico come Ferguson. Protesta Ugo Ducarello per questa decisione degli arbitri, un richiamo verbale e un parlottare fra lui e il direttore, uno dei tre direttori di gara, e c'è il richiamo verbale per Ugo Ducarello. Alla prossima ci sarà il tecnico, si gioca anche da questo punto di vista sulle panchine per cercare di far capire agli arbitri che poi anche le decisioni un po' più difficili da prendere dagli stessi direttori di gara saranno contestabili. Conclusione Ferguson che realizza solamente il secondo tiro libero, 32-28 il punteggio. Filloi, servizio per Meis, Viglianisi, Scott, ancora Meis, arresta il tiro di Meis, non va, rimane.
rimbalzo di Hall. 4 minuti e 39 secondi da giocare. Ferguson si prepara a fare il suo rientro in campo venuto nelle file della formazione ospite. Ferguson, su di lui esce Filloi, poi la conclusione pesante è di De Vico che mette dentro la sua prima bomba della serata. 32 a 31, non c'è un attimo di sosta in fase realizzativa. Davvero una bella partita con Filloi che appena ha lo spazio non si lascia pregare, va alla conclusione ma sbaglia, e ancora il pallone fra le mani del solito Ferguson, folletto inarrestabile, e lo conferma anche con questa conclusione, con questo parziale aperto della formazione ospite che ritorna nuovamente avanti. 33 a 32, c'è un parziale di 6 a 0 per Biella. Giglianisi, Filloi cerca di giocare l'azione personale, pasticcia un po', la palla finisce fra le mani di Messe che non è molto fortunato nel suo layup, e poi c'è il fallo fischiato a Filloi. Anche lui ha qualcosa da ridire, ma Trapani farebbe bene a stare un po' più calma per evitare un fallo tecnico che in questo momento non avrebbe assolutamente senso. Sì, poi mal consigliata questa azione, poiché De Vico è fisicamente chiaramente un atleta che tiene botte, quindi questo isolamento in post basso a mio avviso aveva poche chance di andare a destinazione. Mentre un merito va dato a coach Ducarello, che sta facendo riposare molto Renzi per non rischiare nulla a livello di falli e per ritrovarselo caldo negli ultimi due quarti e la partita in equilibrio, quindi finora questa è una scelta che mi piace sottolineare. Era quello che stavamo proprio valutando e verificando, perché in realtà Andrea Renzi dovrebbe ritornare sul parquet, almeno a giudicare da quello che era il suo atteggiamento dopo il time out, ma dall'altra parte non dobbiamo dimenticare che anche Carrea ha risposto per le rime, perché ha tenuto in panchina Tessitori. Dunque l'accoppiata fra i due migliori pivot si è un po' vanificata da questo punto di vista, nel senso che i due allenatori hanno voluto mantenere in panchina e far riposare i due punti di forza. Trapani, che fino a questo momento ha superato in un certo momento un modo di vedere il problema del portar palla, perché sia Giglianisi ma in particolar modo Messi sono riusciti a mascherare quello che è un dubbio, un limite di Trapani, ma direi che al di là di quello che potrebbe essere un limite, il limite principale è quello delle rotazioni, che sono notevolmente accorciate, dunque che creeranno problemi nel contesto del match finale. Sono perfettamente d'accordo con te, devi pensare che Messi finora non è mai uscito, e chiaramente tenere questo ritmo ad una partita così intensa per 40 minuti di fila sicuramente non è cosa semplice. Vedremo se coach Ducarello riuscirà anche a far riposare il forte atleta di Trapani. Anche perché per Trapani il piano partito è sempre quello di tenere dei ritmi abbastanza alti, di mettere tanta energia e tanta aggressività in campo, e soprattutto cercare questa reazione alle disavventure da parte del gruppo Granata, che cercherà sicuramente di fare, come dicevo poc'anzi, di necessità virtù e di alimentare questa sua voglia di far bene sul campo, cercando di dare il meglio di sé appunto sul parquet del Palacanora, davanti a dei tifosi che, ripeto ancora una volta, stasera sono molto presenti, sia per quanto riguarda la presenza sia per quanto riguarda l'incitamento. 33-32 per la formazione ospite, con Trapani che attacca, con Andrea Renzi che manca a dirlo, riceve palla, viene raddoppiato da Hall, il pallone per Meis, un tiro forzato quello di Meis, è corto, sfiora il ferro, sfiora anche la retina, ma forse un attimino di pazienza in più in questa circostanza Trapani avrebbe potuto averlo. Sì, tiro a dir poco forzato, praticamente l'ha dovuto lasciare con una mano soltanto dopo il passaggio di Renzi. Trapani dovrebbe cercare anche di ottenere soluzioni più lineari. Buon raddoppio su Tessitori. Bravo Filloi, poi però Guido lo va alla conclusione e nasconde il pallone che poi alla fine tira fuori e realizza il 35esimo punto per la formazione ospite. 35 Biella, 32 Lighthouse, 3 punti di vantaggio per gli ospiti, con Trapani, con Filloi che scarica per Ganeto. Una piccola dormita da parte della formazione di Biella, con un ottimo taglio di Ganeto, nessun recupero, nessun aiuto su di lui, autostrada davanti a lui, e Ganeto non può assolutamente fallire, lui che è un ex di questa partita, lui che ha giocato a Biella dal 2003 al 2007, c'è anche l'altro ex, diceva Andrea Renzi, che ha giocato a Biella nella stagione 2012-2013, anche se fu una stagione un po' particolare quella di Renzi, che ogni volta che ritorna a Biella non è sempre molto ben accolto. Trapani che adesso subisce fallo su Meis, 1
lunghezza da recuperare per la formazione di casa, 1.56 da giocare prima della fine di questo primo tempo, con Messi che fra gli applausi del pubblico va a sedere in panchina e a prendere anche un po' di respiro. Entra in campo Viglianesi, è l'unico cambio che Trapani ha in un certo senso fra le guardie. Ganeto, su di lui c'è Viglia, su Tessitori, mentre Renzi, che viene raddoppiato prontamente da Hall, era marcato da De Vico. Scott, pallone schiacciato per Meis, non è un gran passaggio quello schiacciato per i lunghi, soprattutto quando questi arrivano in corsa, infatti la palla finisce sui piedi di Renzi e finisce poi fuori. Sì, soprattutto non è una gran serata per Scott, che finora ha fatto solo dal punto di vista tecnico danni per la formazione granata. Triolo da De Vico che non va, il rimbalzo di Guidolo. Bravo Guidolo, ma è bravo anche Scott a prendere rimbalzi difensivi, almeno quello direi che Scott stasera lo ha fatto, perché ha tirato giù tanti rimbalzi in difesa. Viglianesi, Scott si fa vedere ma non riceve Ganeto, la palla finisce invece fra le mani di Tessitori, poi contropiede con Guidolo che commette infrazione di passi, un passaggio veramente da dimenticare e un contropiede fallito in maniera clamorosa da parte di Biella, e Trapani ringrazia. Sì, infatti sono d'accordo con te, più errore di Hall che per voler fare spettacolo ha messo in difficoltà il suo compagno, che di Guidolo, che si è trovato lì una palla davvero difficile da domesticare. Viglianesi possesso di palla, si fa vedere, e Trapani va infatti da Filloi, si fa vedere anche Ganeto sotto. Arriva finalmente il pallone a Ganeto e c'è il fallo fischiato a De Vico, che quasi quasi però questo fallo se l'è cercato e l'ha voluto, perché insistentemente aveva spinto Ganeto da dietro. Ovvio che ci sia anche lì l'esperienza di Ganeto, ma c'è anche lì il posizionamento del giocatore granata che mette in difficoltà l'avversario. Sì, assolutamente sì, Trapani batte molto su questo tasto, l'isolamento in basso con le proprie guardie, finora sta pagando. Nel frattempo rientra Ferguson per l'ultimo minuto del secondo periodo. Ecco, per quanto si fossero messi solo adesso alla visione di questa diretta della LNP in chiaro su YouTube, sulla LNP Channel, vi ricordo che state assistendo la gara fra Angelico Biella, o quantomeno fra l'Etaus Trapani e Angelico Biella, dalla Pala Conad di Trapani, 35 pari il punteggio, quando mancano appena 51 secondi in questo momento alla fine del primo tempo. Gara equilibratissima, come conferma anche il punteggio. Ancora la conclusione da lunga distanza di Biella con Ferguson che sbaglia, rimbalzo difensivo di Viglianesi, Trapani che cerca di spingere sull'acceleratore, non riesce comunque a trovare il canestro in transizione, trova ancora un tiro di Ganeto che stasera ha sicuramente le polveri bagnate, ancora una volta rimbalzo difensivo per Biella che chiama lo schema con Ferguson, ultimi 22 secondi da giocare, non sarà l'ultimo pallone giocabile della serata, ancora una gestione di palla per Trapani con Venuto che si lascia prendere un po' la mano perché fa un passo di troppo in più e finisce con il pestare la linea di demarcazione del campo, era davanti la nostra postazione, sinceramente non ci giurerei che la palla che il giocatore ospite avesse messo il piede sulla linea di demarcazione del campo, però in ogni caso hanno sempre ragione gli arbitri e dunque Trapani può gestire l'ultimo pallone, almeno probabilmente sarà così perché lascerà trascorrere i secondi, ne mancano appena 6 alla fine, si butta dentro Viglianesi, il servizio per Renzi, tiro libero di Renzi è corto ma poi c'è il tentativo di tap-in di Scott, ma stasera non va nulla al giocatore americano di Trapani, non va neanche questo tiro da 3 che è fuori tempo massimo, dunque si finisce sul punteggio di 35 pari, ma che bel primo tempo Salvatore. Assolutamente sì, molto divertente da gustare gli ultimi secondi quarti, linea alla regia. Riprendiamo con il commento di Lighthouse Trapani, Angelico Biella dalla Pala Conad, 35 pari alla fine del primo tempo, un primo tempo che è stato caratterizzato da soprattutto spettacolo, da una parte all'altra bel gioco e soprattutto una partita che ha soddisfatto almeno il pubblico, ma pensiamo anche a voi che ci state seguendo da casa. Una partita che è stata caratterizzata da, in apertura, break contro break, ma dove i numeri già ci dicono come è andata. Se vogliamo dare uno sguardo, Salvatore, magari poi lo completi tu, notiamo soprattutto nel Trapani che ci sono dei giocatori che hanno sicuramente inciso sul match, mi riferisco a Meis che ha avuto delle ottime percentuali di realizzazione sia da 2 sia da 3 perché ha tirato con il 50.
standard 60%, e soprattutto direi c'è anche la buona prova di Viglianese, che ha dato continuità anche in fase offensiva, ma di contro c'è anche una prestazione deficitaria nel tiro da parte di Scott, che fino a questo momento c'è un 0 su 6 abbastanza pesante. E poi direi che è una partita che si sta giocando anche dalle panchine, quasi una partita a scacchi, perché se guardiamo anche i numeri notiamo che nel Trapani Renzi è rimasto parecchio in panchina perché ha giocato 12 minuti e mezzo, dall'altra parte il suo avversario diretto Tessitori alla stessa maniera ha giocato 12 minuti e mezzo. Se guardiamo anche agli americani, ai due giocatori diciamo un po' emblema di queste due squadre, cioè Mace, o quelli che dovrebbero essere tali, Mace che ha giocato 18 minuti e mezzo, dall'altra parte 17 minuti e mezzo Ferguson, cioè proprio si stanno cercando di fronteggiare anche dal punto di vista dei minuti e del coinvolgimento anche dei giocatori che stanno in panchina, due allenatori. Questo fa capire che effettivamente è una partita che si gioca anche dalle panchine. Sì, sono d'accordo, e poi anche Hall e Scott hanno giocato entrambi 20 minuti, anche se a mio avviso Scott forse un passaggio in panchina lo poteva fare per resettare un po', diciamo, le sue soluzioni. Poi statistiche un po'. Però è il miglior rimbalzista di Trapani, proprio nei rimbalzi Trapani ha lasciato qualche rimbalzo di troppo agli avversari, sì, e ne ha presi pochini direi in fase difensiva. Sì, direi statistiche un po' strane. Biella fa tutto meglio, tira meglio da 2, 54% contro il 45%, tira meglio da 3, 38% contro 3, piglia 5 rimbalzi in più, fa 3 assist in più. Però sai, ci sono anche le 7 palle perse che sì, sì, però 7 palle perse contro 4 non giustificano, diciamo, questo pareggio, perché ai punti, almeno dalla lettura delle statistiche, sicuramente la valutazione di Biel è, sì, maggiore. Però mi riferivo anche alle palle perse e palle recuperate, perché ci sono 7 palle perse e una sola recuperata da parte di Biel. Comunque sì, sono, sì, delle cifre interessanti che si nascondono anche un po' quello che abbiamo letto nel corso di questo primo tempo. Trapani che ritorna in campo con Viglianesi, Mace, con questo faccia a faccia di Ferguson su Mace, che proprio è l'emblema di questo match. Poi c'è Renzi, Scott e completo il quintetto pianeta. Per la formazione ospite invece, in capitolo di regia c'è Venuto, poi c'è Hall, ci sono Tessitori, De Vico e Ferguson, quindi lo stesso quintetto. Mandano solamente Trapani e Renzi ringrazia perché da sotto non sbaglia ed è il suo sesto punto, un po' pochini per quello che ci ha abituato a fare Renzi. Renzi che ripeto, gioca la sua centesima partita in maglia granata, un bel traguardo, un bel successo, ma è solamente l'inizio, perché sicuramente la società avrà in animo di mantenerlo a lungo qui a Trapani, almeno queste sono le voci di corridoio che si sentono dire, probabilmente quello che verrà annunciato nella dopo partita, anche se la celebrazione di Renzi si è avuta anche prima del match con una targa a ricordo offerto dal presidente della società Basciano. Entra Trapani in campo con passato di palla con Viglianesi, parla per Mace, ancora Renzi, ottimo l'assist per Ganeto che viene stoppato implacabilmente da parte di De Vico, non è una grandissima serata per Ganeto, però in ogni caso si sta dannando l'anima in quello che è il confronto con De Vico, dello scorso anno giocò un match fantastico qui a Trapani, un po' più in ombra, non so se condividi in questa stagione Salvatore. Sì, assolutamente sì, anche se Ganeto, mentre sta facendo sicuramente bene in difesa, in attacco secondo me è molto frenetico, cerca spesso il fallo più che insomma di rimanere tranquillo e concentrarsi sulla conclusione, sta tirando appunto con cattive percentuali in assenza di Tommasini e Tavernelli, regalare pure Ganeto e Scotto in attacco è davvero dura per Trapani. Eh sì, perché vi ricordo Trapani fa a meno di Riccardo Tavernelli e di Tommasini, per il primo un intervento chirurgico, mentre arriva quasi chiamato il primo canestro da tre della serata, diciamo dalla lunga distanza da parte di Ganeto, 40-35, dicevo, dell'infortunio di Tavernelli, che è stato costretto a ricorrere all'intervento chirurgico in settimana a Reggio Emilia. Tutto bene per lui, ma i tempi di ripresa sono abbastanza lunghi. Dall'altra parte poi c'è stato anche la sublussazione alla spalla per Tommasini, che assiste al match stasera dalla panchina. Mace tutto solo e va alla conclusione anche da 3, Mace 43-35, Trapani prova ad allungare per onore di Lomaga, ribadiamo ancora una volta che dall'altra parte c'è anche l'assenza di Udom, che è già da due settimane che non gioca a Biella, che è alla sua terza vittoria consecutiva in trasferta, e dall'altra parte realizza Ferguson da 3, un continuo andare a segno, diciamo, sia dall'arco sia da dentro la linea dei 6-75 per le due formazioni.
occasioni, una bella partita con un coinvolgimento anche di tutta la squadra, anche se chiaramente sono gli americani quelli che fino a questo momento stanno tenendo in fase offensiva a galla la formazione piemontese, perché 27 punti dei 38 realizzati sono tutti realizzati dai due americani. Errore di Trapani con Hall che ringrazia Viglianesi, e infatti Hall poi va a realizzare, manco a dirlo, ancora a segno l'americano di Biella, dicevo salvatore di questa accoppiata Hall Ferguson, leadership indiscussa nelle romani per la squadra piemontese. Trapani si cimenta al tiro con Scotto, ma ancora un errore, 0 su 7 per lui dal campo. Ferguson arresta il tiro e ancora un canestro per Ferguson, seconda bomba consecutiva per lui, e in un amen praticamente è finito il vantaggio di Trapani, dal più 8 alla parità, e con questo fallo di Ferguson che va a sbattere sul blocco di Scotto, Trapani vanifica tutto quanto di buono aveva fatto proprio in apertura, e ancora una volta si apre con una serie di break e contro break, perché dal più 8 di Trapani si è passato al meno 8 con questa partita che ha veramente fasi alterne e che è caratterizzata appunto da questi due americani che continuano ad andare a segno con costanza. Lo fa ancora una volta Meist nel Trapani, e con un gioco potenziale da tre punti fa infiammare il pubblico di casa. C'è il fallo fischiato alla difesa ospite, secondo fallo di squadra per la formazione di Biella, fallo di De Vico. Sì, un Meist molto deciso, ha preso il centro e il cuore dell'aria, cosa non molto usuale per lui, realizza anche il libero, addirittura ha subito fallo dal lungo, quindi veramente in forma e on fire questa sera l'americano di Trapani. Fallo fischiato al capitano di Biella, De Vico. Trapani che difende proprio su De Vico con Ganeto, il pallone per Tessitori che riesce a eludere la guardia di Renzi e realizza un canestro da sottomisura, 46 a 45 per Trapani, 6 minuti e 25 secondi da giocare in questo terzo periodo. Un po' il terzo periodo ha rappresentato un limite di Trapani in queste ultime settimane, mentre inventa un canestro Meist, 48 a 45, e un altro Meist rispetto a quello che avevamo visto qualche settimana fa. Sì, già 23 punti in appena 24 minuti, praticamente perfetto finora. Renzi ben marcato invece da Tessitori, si butta dentro per il tiro da tre di De Vico che sbaglia il rimbalzo di Trapani. No, una volta disattento Scotto che pensa più a arginare la furia di Tessitori che al pallone, un piccolo errore di presunzione quello di Scotto, che adesso protesta nei confronti degli arbitri perché a suo modo di vedere ci sarebbero state delle gomitate su di lui, ma Galasso è irremovibile, Martino Galasso, uno dei tre arbitri toscani di stasera. Vi ripeto, Galasso ha arbitrato tre partite di Trapani, Trapani Omegna, Trapani Roma e poi anche Trapani Scafati, quindi solamente al Palaconad. L'altro arbitro è Andrea Boggiorri di Pisa, in classe 91, che l'anno scorso diresse la partita proprio con Galasso Trapani Roma, e poi c'è anche Leonardo Solfanelli che fino a questo momento non aveva mai diretto gare di Trapani. Ancora un errore di Scotto che poi ringrazia Tessitori per questo macchinoso palleggio, e poi Renzi che è poco fortunato, subisce fallo da parte di Hall, grande confusione per certi aspetti, errori da una parte e dall'altra, ma c'è soprattutto questa frenesia forse a volte di voler chiudere i giochi al più presto possibile, e qualche fallo, qualche errore che naturalmente condiziona un po' le azioni offensive. Dall'altra parte adesso adesso Renzi in lunetta per il tiro libero che realizza, 49-45 per la formazione granata, 4 lunghezze di vantaggio, 5 minuti 32 secondi con Andrea Renzi che beneficia del secondo tiro libero dalla lunetta e mette dentro, 50-45, ma è una gara che a prescindere dai 5 punti di vantaggio di Trapani è sempre lì tutta da giocare, con un tiro da 3 di Ferguson che stavolta sbaglia, tiro sbagliato e rimbalzo difensivo di Scotto, affida il pallone all'altro americano di Trapani, Meist, il blocco di Renzi subisce questo attacco, la formazione ospite con Ganeto che continua a realizzare
lanciare dalla lunghissima distanza, che è una buona notizia per Trapani, perché Gareto non aveva iniziato con ottime percentuali, ma adesso ha messo dentro due tiri importantissimi da tre. Ferguson, si dice Viglianesi, il miglior difensore di Trapani tra i piccoli. Ferguson e il lob per Tessitori, bravo a rubare di palla Renzi, Trapani che spinge sull'acceleratore, palla per Renzi e c'è un fallo fischiato a Tessitori, si arrabbia Renzi, la sua solita grinta, la sua caparbietà, e il pubblico non fa altro che aizzare lui e tutta la squadra, cercando soprattutto di dare la giusta carica in una giornata che non è delle migliori per Trapani, almeno per quanto riguardava le premesse, perché Trapani, ripeto, gioca senza i due playmaker, ma sta mascherando ottimamente fino a questo momento le sue difficoltà, le sue deficienze, e evidentemente da questo punto di vista Trapani riesce a mascherare grazie al modo in cui, all'atteggiamento con il quale sta scendendo in campo, e questo naturalmente, di questo lo sta ringraziando anche il pubblico. Una buona notizia per Trapani è il raggiunto bonus da parte di Biella, che adesso porterà in lunetta Trapani su qualsiasi fallo commesso, anche non sul tiro. Questa è sicuramente una buona notizia, quindi sì, tra l'altro c'è anche l'altra buona notizia, Salvatore, perché dobbiamo pure vedere che Trapani fino a questo momento non ha speso tanti falli, e con uno assolutamente con, una, con pochissime rotazioni è riuscita fino a questo momento a non crearsi anche il problema dei falli, ad allungare anche ulteriormente la partita, cercare di dare anche ritmo alla seconda linea, ma soprattutto a mascherare queste assenze, riuscendo a evitare che i giocatori importanti siano anche stanchi nel finale. Almeno direi che il piano tattico di Ducare lo sta funzionando. Sì, credo che stessa cosa insomma va detta per Biella, perché anche Biella non è carica di falli, anche se forse ha spremuto leggermente di più qualche suo big rispetto a Trapani, però diciamo i due allenatori a mio avviso stanno lavorando molto a specchio, come dicevi tu poc'anzi, e ne sta venendo fuori una partita interessante anche dal punto di vista tattico. Partita molto bella, Trapani cerca di trovare finalmente in questa stagione il suo terzo successo consecutivo. Fino a questo momento ha iniziato bene, poi con una vittoria, poi due sconfitte, poi due vittorie, due sconfitte, due vittorie, adesso in questa fase di campionato cerca anche il suo terzo successo, e Renzi da sotto realizza con un pizzico di fortuna, perché la palla palla sul ferro e poi finisce in fondo alla linea, 55-45, nuovamente il vantaggio in doppia cifra per Trapani, lo ha avuto nel corso del secondo periodo, nell'avvio del secondo periodo si butta dentro Hall, ma subisce il fallo di Scott, fallo che viene decretato dalla terna arbitrale, ed è il terzo fallo di Viglianesi. Scott ci ha tentato, ha cercato di sostituirsi alzando la mano, ma il fallo era chiaramente della guardia di Trapani. E questa non è sicuramente una bellissima notizia, però Scott viene messo in panchina ed entra in campo Filloi per il Trapani. Rimette in zona d'attacco Biella con De Vico. Si fa vedere, riceve Tessitori, consegnato per Venuto. Situazione di palla per Biella che deve andare al tiro, lo fa con De Vico e realizza quando mancano 5 secondi alla fine dei 24, bomba di De Vico. E soprattutto gran movimento per smarcarsi, una finta veramente illuminante per smarcarsi da Ganeto. 55-48. Meis per Renzi, braccato da due, da tre giocatori, poi gli porta via il pallone Hall, in contropiede Hall, scarica per Venuto e un tiro che però finisce sul secondo ferro, e il rimbalzo difensivo è per Renzi, poteva essere una bella iniezione di fiducia per Biella. Meis, ottima azione di Meis che viene stoppato da Tessitori, che è contentissimo per questo suo gesto regolare. Renzi ha qualcosa da dire nei confronti di Martino Galasso, ma è tutto regolare. Mi sono d'accordo, secondo me non c'era fallo, buona difesa di Biella. Era proprio davanti alla nostra postazione, direi che Tessitori ha operato lecitamente. Rimette zona d'attacco Trapani con Meis, bel duello quello con Ferguson. Renzi, Filloi, su lui c'è De Vico, marcatura individuale, con un fallo adesso di Tessitori molto molto evidente, una spinta proprio voluta nei confronti di Scott, si arrabbia Scott, ma i due se la premono quasi a ridere, almeno soprattutto Tessitori. Sì,
Scott un po' meno. Scott un po' meno. Abbastanza nervoso Scott, l'abbiamo visto anche più volte nelle partite interne lasciarsi andare anche con gli arbitri e magari farsi fischiare qualche fallo di troppo, e non è un caso che poi alla fine non finisca i 40 di gioco in campo. Sì, poi un atteggiamento un po' di chi insomma sta giocando male e più che scuotersi insomma se la mena un po', tant'è che scuote un po' la testa, ma insomma speriamo che questi due liberi per Trapani possano anche dare l'abbrivio a Scott per rimettersi in partita. 57-48 per Trapani, 3 minuti da giocare. Ferguson traccato da Renzi e poi da Ganeto, il pallone per Tessitori, fischiato il fallo su Renzi. Sì, davvero veniale questo fischio, a mio avviso contatto davvero che neanche secondo me Tessitori ha sentito. Mentre mi sembravo di vedere che Trapani, che sicuramente c'è un quintetto abbastanza alto, manda a marcare spesso sui tentativi di tiro di Ferguson un lungo, è successo poc'anzi a Ganeto. Non credo che si trattasse di accoppiamenti casuali, Trapani vuole evitare soprattutto che i giocatori magari come Ferguson tirino con una certa tranquillità da tre. Adesso lo fa De Vico e realizza, seconda bomba consecutiva per De Vico, 57-51, si riporta sotto la formazione ospite che ha mandato in campo Guido, che è andato a marcare adesso Ganeto. Pallone per Renzi, la palla gli sfugge dalle mani, il passaggio era stato di Filloi. Sì, Peppe, quintetto altissimo con Ganeto da 2, Filloi da 3 o Scott, diciamo Scott e appunto Filloi da 4, quindi mai provato qui a Trapani, ma chiaramente deve far riposare le proprie guardie. Direi soprattutto anche perché poi Viglianisi ha 3 falli ed è uno di quelli che spende tantissimo nella marcatura, come abbiamo a volte detto, e più volte detto anzi, è il difensore migliore della formazione granata, e non a caso si sacrifica sempre sui tiratori ospiti. Meis un po' con sufficienza, è troppo prevedibile il passaggio per il compagno, lo intuisce Hall, poi Guidel, e c'è il fallo adesso di Meis su De Vico. 5-7-5-1 per Trapani, 1-47 da giocare, mentre si prepara un altro cambio nelle fila di Biella con Pollone che prende il posto dei Tessitori, ma c'è anche il time out che va a sospendere il gioco. Beppe, scelta agli antipodi, Biella con questo cambio chiaramente abbassa il quintetto a più non posso, mentre in questo momento la formazione granata ha un quintetto altissimo. Formazione granata, non so se siete d'accordo con me, un po' poco lucido in questi ultimi minuti, da quando sostanzialmente Biella ha raggiunto il bonus non ha più giocato in penetrazione per cercare di andare in lunetta e lucrare qualcosina che sappiamo essere molto importante a gioco fermo. Anzi, ha riequilibrato un po' la situazione falli, perché adesso sono 4 falli di squadra, come giustamente dicevi tu, per Trapani 5 falli di squadra per gli avversari, quindi si andrà sempre al tiro, anche se comunque ormai mancano appena 107 secondi alla fine di questo terzo periodo. Dicevo poc'anzi, poi non avevamo completato il concetto, che Trapani in queste ultime partite ha subito un po' questo terzo periodo, è stato sempre un terzo periodo poco convincente che ha creato dei problemi alla formazione granata. Invece oggi tutto sommato, anche se con qualche piccola pausa, diciamo è riuscito a dare una certa continuità, soprattutto perché ha trovato quella consistenza offensiva da parte di Messi che gli ha dato anche una certa tranquillità. Sì, assolutamente sì, onestamente non ero molto preoccupato per il terzo periodo, a mio avviso alle volte se ne parla troppo di queste cose e si ingigantisce il problema anche nei confronti dei giocatori, perché ci sta che per due partite magari terzo periodo magari casualmente lo giochi pure male. Stasera sicuramente sono rientrati dallo spogliatoio molto molto decisi. Ferguson è possesso di palla, non era un caso appunto che Ferguson è preso in consegna da Ganeto, è una mossa che qualche volta abbiamo visto fare in altre circostanze, sempre per evitare il tiro pesante da parte degli avversari a Ugo Tucarello. Qualche volta ci ha provato anche Filloi a fare questo tipo di marcatura. Ganeto, il servizio per Renzi, il raddoppio su lui, buono il pallone per Scott che viene fermato fallosamente da parte di Pollone. Fa bene Trapani a cercare sempre di dare i palloni dove c'è il giovane di turno di Biella. In questa circostanza ha dato un buon pallone sotto per Scott, che si è preso il fallo. Scott che adesso ha l'opportunità beneficiare di due tiri liberi, c'è il terzo fallo di Pollone. Sì, e poi Renzi ovviamente in assenza di Tessitori viene costantemente raddoppiato sia da Hall che da De Vico o Weidel, e chiaramente c'è spazio per lo scarico.
segna Scott, è stato l'ultimo giocatore di Trapani a realizzare, lo ha fatto dalla lunetta e continua a farlo dalla lunetta, e ancora dalla lunetta perché Scott dal campo non lo ha ancora segnato. 59-51 il punteggio, 1 minuto e 20 da giocare in questo terzo periodo, con una Trapani che difende su questo attacco di Biella. Pollone si fa vedere, riceve Ferguson, per poco non arriva l'anticipo di Ganeto, cerca il pick and roll con Hall che ha un buon pallone e poi viene fermato fallosamente da Renzi. Due tiri liberi per Hall, spende il suo fallo Andrea Renzi ed è il terzo fallo per Andrea Renzi, ripeto 100 partite per lui in maglia granata. Sì, coach Lucarello sta pensando se levarlo in quest'ultimo minuto del terzo periodo per non rischiare nulla, e se abbassare quindi il quintetto, oppure mettere Simic, oppure rischiare lasciandolo in campo. Scelta difficile. Per il momento lo lascia in campo, anche forse per non dare troppa responsabilità, come qualche volta anche detto a Simic, il giovane che nel corso del primo tempo ha giocato uno scampolo di partita per la precisione 5 minuti, più che uno scampolo direi. Ollo in lunetta, meno 8 per Biella, che vi ricordo ha 7 vittorie consecutive, non perde dalla gara esterna con Reggio Calabria, la seconda di campionato. Trapani viene da 2 vittorie consecutive, cerca il Tris stasera. Ollo ancora dalla lunetta, segno. 59-53, ultimi 61 secondi di gioco. Messi in palleggio, servizio per Scott, marcatura individuale da parte di Biella. Scott cerca la penetrazione sulla linea di fondo e finalmente per lui, direi caso di dire, realizza un pregevole canestro. 61-53, un canestro dal campo. 16 secondi ancora per l'azione di Biella, che va al tiro dalla lunghissima distanza. Non è fortunata sul rimbalzo, perché il rimbalzo è lungo e taglia anche il giocatore che stava scendendo verso canestro. Trapani ha il pallone che non potrà gestire comunque fino alla fine, perché c'è una discrepanza di circa 8 secondi fra il tempo a disposizione e il cronometro. Dunque bisogna giocare anche con il tempo e guardare più al cronometro che a non cercare un tiro affrettato. Filloi va da Renzi e Renzi viene fermato, però poi il pallone finisce fra le sue mani e realizza, mentre c'è un fischio dell'arbitro. Vediamo se c'è la decisione di fischiare il fallo a Ganeto. No, non vuole assolutamente. L'arbitro dice che non bisogna assolutamente evitare di interrompere il gioco sulla rimessa, perché alla prossima potrebbe scattare anche il fallo tecnico. Ma comunque tutto regolare, semplicemente un richiamo verbale, quello del direttore di gara. Trapani che tocca nuovamente quota 10 punti per la terza volta stasera, terzo vantaggio in doppia cifra per Trapani, con Ganeto che adesso va a prendere in consegna Ferguson, mentre è entrato in campo nelle file di Trapani, che sono dura per questi ultimi 9 secondi. Ferguson, vediamo se andrà al tiro da 3 o cercherà un'azione personale. Tiro per Guidolo che sbaglia, rimbalzo lungo e poi Filloi per il compagno, ma il tempo è scaduto. E dunque finisce sul punteggio di 63-53 questo terzo periodo fra Lighthouse Trapani e Angelico Biella. Linea alla regia al nostro Rosario Emiliano, ci risentiamo fra qualche minuto per il quarto periodo di questo match. Doppia cifra per Trapani, che sta giocando una buona partita. Dall'altra parte Biella sta disputando pure un buon match, in realtà è una bella gara, come più volte abbiamo detto, una gara che sta riservando uno spettacolo più che decoroso per il pubblico del Palaconad. Un'occhiata anche a quelle che sono le statistiche prima di riprendere col commento vero e proprio. 23 punti nel Trapani,
Ross, 12 punti per Renzi, 11 per Ganeto, sono questi gli unici giocatori della chiusa in doppia cifra, 19 punti per Ferguson, 14 per Hall, 11 per De Vico nelle fila ospiti. Mentre per dare un'occhiata a quello che è successo in campo, lascio la parola a Salvatore Barraco, mentre guardavo questo parlottare fra Ducarello e l'arbitro, uno dei tre arbitri di stasera, che vi ricordo sono i signori Martino Galasso, Andrea Buongiorni e Leonardo Solfanelli. Ne approfitto anche per citare il segnapunti che è Filippo Di Mino di Licata, poi il cronometrista che è Vito Lombardo di Trapani, la betta ai 24 secondi che è Rosalia Farina di Palermo. Nel frattempo canestro di Mike Collin, isolamento in post basso contro Scott. 63-55, 9 minuti e mezzo da giocare con Meis che serve Ganeto, poi Filloi marcato da Widaru. Ottimo il movimento di Filloi con una finta e un buon canestro. Sì, un po' pollo Widaru, perché davvero si è fatto uccellare, come si dice in gergo. Sì, però anche meriti da parte di Filloi, sicuramente bisogna anche ascrivere a lui questi meriti per questa azione. Hall fa sportellate con Scott, poi si butta troppo dietro, dunque non trova se non il primo ferro, e rimbalzo difensivo per Trapani, o quantomeno rimessa da fondo campo per la formazione trapanese, perché l'ultimo a toccare è stato appunto il giocatore di Biella. Cambio con Videle che viene quasi punito un po' per quello che ha fatto, ed entra in campo adesso sono Pollone, Venuto, poi c'è Ferguson, De Vico e Ollo per la formazione ospite. Per Trapani invece in campo Meis, Ganeto, Filloi, Scott e Viglianesi. Dunque c'è in campo Viglianesi che ha tre falli, non c'è Renzi che è anche gravato da tre falli. L'ultimo a toccare è De Vico, no, l'arbitro dice che l'ultimo a toccare è stato un giocatore di Trapani, Filloi, forse nel tentativo di cercare di recuperare il pallone. Sinceramente eravamo un po' imballati dalla nostra postazione. In ogni caso prendiamo sempre per buono, lo facciamo sempre comunque, la decisione del direttore di gara. 65-55 per Trapani con De Vico, palla per Ferguson che va a realizzare, perché l'interferenza di Scott non è di quelle lecite. Sì, palla che già tocca il tabellone, sì, evidentemente, direi aveva sbattuto già sul tabellone, dunque non va il tentativo di difesa del giocatore granata su questa penetrazione di Ferguson. Ferguson che sempre marca Meis, Filloi, Viglianesi, va sempre su Ganeto in posto basso Trapani, però la palla esce nuovamente fuori con Meis. Manca il riferimento certo di Renzi nel pieno dell'aria, fa tutto da sé, poi Meis protesta per una decisione che a suo modo di vedere avrebbe dovuto portare gli arbitri a fischiare il fallo, così non è. Poi De Vico che va a prendere questa penetrazione, subisce il fallo di Meis, un po' innervosito dopo quel fallo che non gli è stato fischiato, e anche lui farebbe bene un po' a cercare di calmarsi per evitare dei pericolosi falli tecnici che proprio in questo momento della partita non ci stanno, perché Trapani è avanti di 8 punti e non può concedersi queste distrazioni. Sì, nel frattempo gli arbitri danno rimessa da fondo, un po' secondo me al limite, probabilmente era un'azione al limite col tiro, ci potevano stare anche due liberi. Sarà in fase di palleggio comunque, in ogni caso De Vico, comunque in ogni caso la decisione degli arbitri è sempre quella che rispettiamo. Ferguson va alla conclusione dalla lunghissima distanza e c'è il fallo di Scott, e anche questa è un'ingenuità che Trapani si sarebbe potuto risparmiare, perché Ferguson avrà l'opportunità di beneficiare di tre tiri liberi. È buon per Trapani che il tiro di Ferguson non sia finito dentro, perché sarebbe stata una potenziale azione da 4 punti. Ferguson in lunetta con la possibilità di cercare di ricucire un po' questo strappo operato da Trapani. Ferguson realizza, Viglianesi va a parlottare col direttore di gara, ancora segno Ferguson, va a parlare con Solfanelli, sbaglia il terzo tiro libero Ferguson, e quindi 65-59, 6 lunghezze in una partita che probabilmente si giocherà punto a punto nel finale. Meis fa tutto da sé, un folletto Meis, 67-59, incontenibile in queste penetrazioni. Più 8 per Trapani, 7 minuti e 31 secondi da giocare, fallo in attacco fischiato da Galasso
sì, a De Vico che se la ride un po', non è tanto convinto, ma il fallo blocco il movimento, c'era tutto. Carrea dice che non l'ha visto. Michele Carrea, che vi ricordo, lo sapranno bene chi ci sta seguendo anche da BL, è stato votato e nominato come il miglior allenatore del girone Ovest nel mese di novembre, dall'altra parte Martellossi, da questa parte Carrea. Meritatamente, anche perché con 7 vittorie consecutive in campionato, insomma, ci sta poco a dare questo ambito riconoscimento. Killoy, Meis, gioca due con Renzi, poi scarica il pallone per Gianetto dal suo posto preferito, infatti Gianetto non sbaglia. Terza bomba di Gianetto, 70-59, massimo vantaggio per Trapani, più 11 quando mancano 7 minuti alla fine del match. All venuto su Gianetto, su Ferguson c'è Gianetto, tira da lontanissimo All e realizza un canestro davvero incredibile, 70-62, ha tirato veramente quasi da centrocampo All. Sì, molto libero, ma comunque da centrocampo, quindi gran canestro di Mike Cole, che nonostante tiri col 29% in campionato, questi tiri li sa mettere, ce lo ricordiamo anche nelle prestigiose esperienze con l'Olimpia Milano, un giocatore un po' genio e sregolatezza, ma quando il genio prevale sono davvero dolori per gli avversari. Direi, Salvatore, che sicuramente, anche a mio modo di vedere, non so se tu confermi, sono la coppia di americani migliore che fino a questo momento ho visto in queste ultime stagioni qui al Palagonna, sicuramente quest'anno, ma direi che in assoluto sia Hall sia Ferguson rappresentano veramente un grossissimo punto di riferimento, mentre c'è un fallo altissimo da parte di De Vico che non vuole la penetrazione di Meise e commette fallo. Dicevo di questi due americani che sono sicuramente sono molto importanti, sono veramente un fattore determinante in questa squadra e non so se come la pensi, ma a mio modo di dire sono la coppia migliore che ho visto in queste ultime partite. Sì, a livello di talento offensivo non ne parliamo neanche, non c'è dubbio. Fallo, oltretutto Hall è uno che tira giù oltre 12 rimbalzi pure a partita. A livello di intensità avrei qualche dubbio al riguardo, ma se parliamo di talento offensivo sono perfettamente d'accordo con te. Ma sai, gli americani sono soprattutto da interpretare in quell'ottica, perché poi in difesa lasciano il tempo che trovano, perché lo sappiamo benissimo, raramente abbiamo visto americani che in difesa si sacrificano. Ricordo, voglio fare un nome su tutti, Loveri, ma per il resto diciamo che gli americani che si sacrificano in difesa ne ricordo ben pochi, non so se tu ne ricordi qualcun altro. Sì, Loveri sono d'accordo con te e pochi altri, merce rara. Trapani in attacco, Renzi, il servizio per Gianetto, poi per Meis, la palla che arriva a Renzi che va a ribaltamento, buona circolazione di palla, ma qualcuno deve tirare, lo fa Gianetto e il tiro non è dalla sua mattonella preferita, è lungo. Ferguson, fallo di Gianetto, in fase di impostazione del gioco forse si poteva anche evitare, perché con due falli di squadra contro i quattro degli avversari diventa importante in un finale che potrebbe essere potenzialmente di punto a punto regalare, diciamo, dei falli o sprecare dei falli in queste circostanze. Comunque Ferguson, servizio per Hall, ancora da lontanissimo, stavolta un po' pretenzioso il suo tentativo. Meis può andare in contropiede, porta a spasso il pallone, poi lo fida a Gianetto, poi per Viglianisi, si fa vedere e riceve Andrea Renzi, raddoppiato, buon ribaltamento, ottimo il pallone per Gianetto che realizza. Bella azione offensiva di Trapani che ha trovato sicuramente un sovrannumero sul lato debole, poi anziché aprire il pallone ha scaricato per Gianetto ed è stata veramente una bella azione. Sì, la chiave di lettura, Peppe, che in assenza di tessitori chiaramente la scelta di coach Carrea è di raddoppiare, aiutare Hall con un altro esterno. È chiaro che c'è quindi sempre il ribaltamento. Trapani però stavolta non si è accontentato del tiro da tre, taglio sul lato debole, canestro di Gianetto, ottima triangolazione. Trapani deve punire questa situazione, ovviamente non può lasciare Carrea Hall solo contro Renzi, e quindi Trapani molto lucida nel leggere questo ribaltamento sul lato debole. È chiaramente una della chiave tattica di questi attacchi di Trapani, sempre quello di servire Andrea Renzi, perché può creare dei sovrannumeri uscendo fuori il pallone se non vuole l'azione personale, e in queste circostanze l'abbiamo avuto l'esempio classico, l'esempio tipico di quello che Trapani può avere come punto di vantaggio da questo gioco su Andrea Renzi. Però direi che Trapani sta giocando di squadra in questo momento, sta riuscendo a coinvolgere un po' tutti, è riuscito ad avere anche canestri da tre di Gianetto,
le penetrazioni di Meis, ha avuto buoni canestri anche da Andrea Renzi, che non è l'Andrea Renzi determinante offensivamente che abbiamo visto nelle altre partite, ma chiaramente nel momento in cui la squadra gioca e riesce a giocare e a passarsi il pallone, è ovvio che poi Andrea giochi qualche pallone in meno. La cosa è strana che Renzi nelle altre partite ha segnato molto di più, perché nessun allenatore, questo è molto strano, a differenza di Carrea, lo ha raddoppiato. Chiaramente non raddoppiare Renzi significa lasciare che lui tiri con le sue percentuali sul 60-70%, quindi bravo Carrea. Renzi si sta travestendo da assist man ed è un ulteriore motivo di pregio per il giocatore di Genova. Scelta tattica quella di coach Carrea, 72-62 per la formazione grana, che ha speso un fallo ancora con Ganeto, 4 falli di squadra per Trapani, altrettanti per la formazione ospite, che continua a mantenere in campo il giovane Pollone. Poi Ferguson, il pallone per Polloni che va al tiro cortissimo, si addormenta la difesa di Trapani lasciando proprio a Polloni il pallone, ma scadono i 24 secondi, Trapani dovrebbe essere un po' più reattiva su questi palloni vaganti, soprattutto con i propri lunghi che dovrebbero quantomeno tagliare fuori. Sì, anche se alcuni lunghi come Filloi si stanno spendendo, devo dire, anche in una marcatura sui piccoli, quindi spesso si trovano fuori posizione al rimbalzo, quindi la coperta è un po' corta, ogni tanto al rimbalzo si nota pure. Viglianisi, servizio per Ganeto, ancora il consegnato per Viglianisi, che cerca di esimere dal palleggio Messi, che è isolato nell'angolo, mentre c'è un fallo fischiato a Ferguson, mi è parso, e chiaramente nel momento in cui l'accoppiamento è di Renzi con Ferguson che fa finta di non saperne niente e che si è visto fischiare il fallo, diventa anche difficile, perché la situazione di mismatch anche da parte di un giocatore americano contro un americano travestito da italiano, diciamolo così, come Andrea Renzi, diciamo, è tutto dire. Renzi in lunetta che beneficia dei due tiri liberi e realizza il primo, 73-62, ancora una volta massimo vantaggio per Trapani, più 11 per la formazione granata, quando mancano 5 minuti e 3 secondi alla fine dell'incontro, ancora un canestro, 74-62, ed è il massimo vantaggio per Trapani con Renzi, con Scocchi che entra in campo al posto di Meis. Un tetto molto alto per la formazione granata, che preferisce sempre l'accoppiamento fra Ganeto su Ferguson. Praticamente Ganeto sta giocando da due, cercando di limitare l'americano di colore di Biella, e dando anche spazio un po' di respiro in panchina a Meis. Sì, situazione sicuramente difficile per Trapani, che sta giocando davvero con quattro lunghi per dare un po' di fiato a Meis. Vediamo quando coach Ducarello possa cavalcare questa situazione, perché è un po' squilibrata sia in difesa e anche in attacco, ma Hall dà una mano con un suo raro errore dalla linea della carità. Sempre più 12 per Trapani, 4:53 da giocare, con Hall che realizza adesso il 63esimo punto per la formazione ospite. Ganeto, Filloi, circolazione di palla per Trapani con Viglianisi, Scott, Filloi, ancora Scott, 9 secondi per chiudere l'azione, palla che viene adesso fermata da un intervento con i piedi di Pollone, dunque scattano i 14 secondi per l'azione offensiva di Trapani, che ha 5 secondi in più per poter gestire il pallone. Si fa vedere, riceve Ganeto, scambia con Viglianisi, dall'altra parte per Scott, Ganeto, quasi che c'è Trapani cerchi di far trascorrere i secondi. Renzi, buona posizione frontale per Renzi, che è stato lasciato un po' colpevolmente solo faccia a canestro dalla difesa di Biella, e Renzi punisce, 76-63, il massimo vantaggio di Trapani, più 13, 4 minuti e 4 secondi, 8 secondi da giocare, con Venuto che va alla conclusione, sbaglia, e poi rimbalzo di Renzi e si va a tirare, perché c'è il fallo fischiato a De Vico. Vediamo se De Vico o Polloni, ma forse il fallo è di Polloni. Un fallo direi anche inutile, perché Renzi ormai era col pallone tra le mani. Sono due potenziali punti dalla lunetta regalati a Trapani dal giovane Polloni. E per Polloni si tratta del quarto fallo. Entra in campo Tessitori. Renzi in lunetta, sempre lungo, prolungatissimo palleggio, umano anche Renzi, stavolta sbaglia Renzi. Mette dentro il secondo, 77-63.
Ferguson. Più 14 per Trapani. Tra i 54 da giocare, Tessitori, in isolamento sotto, realizza con un buon semigancio. 77 a 65, 3.44, Ganeto, tentativo di pressing a tutto campo per Biella che poi rientra per la buona situazione di palla di Trapani. Renzi, esce fuori il pallone per Viglianesi, Ganeto, Scott, ottimo pallone per Renzi che viene fermato con una bella spallata da parte di Ollo, gli arbitri la giudicano regolare. 2 secondi alla fine dell'azione offensiva di Trapani. È quello che anche ha indicato ai suoi Michele Carrea. Trapani deve andare al tiro velocissimo, vedremo chi lo farà. Viglianesi. Ci sono i 5 secondi che vengono fischiati a Viglianesi, buona difesa, ma c'era quel tentativo di Trapani di servire uno che potesse subito tirare, quindi diciamo che è stata brava la difesa di Biella, ma è stata un po' presa dall'ansia la rimessa offensiva di Trapani. Più 12 per Trapani che ha sprecato una buona occasione. Ferguson butta dentro, ma c'è un fallo che è stato subito. No, si è fatto male Olle, l'arbitro ha fermato il gioco. Si è fatto male da solo, oltretutto probabilmente in un contatto con scoppio involontario. 5 Ganeto con Olle, credo che sia stato lui a colpirlo, siamo molto lontani dall'azione anche perché non abbiamo il monitor purtroppo, dunque dobbiamo commentare quello che seguiamo dalla nostra postazione, completamente imballati dall'arbitro e dai giocatori. In ogni caso comunque non è successo nulla. Si continua a giocare, 13 secondi per l'azione offensiva della formazione piemontese che deve recuperare 12 punti in questi ultimi 3-15 di gioco. Va a parlottare col tavolo il signor Buongiorno di Pisa e adesso si appresta ad affidare il pallone a De Vico per questa rimessa. Si fa vedere, riceve Ferguson, su di lui sempre Ganeto che lo segue con un'ombra. Sotto per Tessitori, va a raddoppiare Viglianesi, ma chiaramente sia Viglianesi sia Renzi hanno 3 falli, quindi uno dei due va a spendere il fallo e finisce con le mani su quelle dell'avversario, commette il fallo. Sì, Pepe, più che altro tatticamente non ritengo che l'isolamento di Tessitori sia da raddoppiare, se lo può tenere in uno contro uno tranquillamente Renzi. Sbaglia il lungo ex Cantù da Lone. Potrebbe essere anche un tentativo per far commettere gli ultimi falli ad Andrea Renzi, anche se ormai ne mancano 3 rotti di minuti. Tessitori a segno, 77 a 66, poc'anzi comunque aveva portato a quello che probabilmente vuole Carrea, perché Tessitori è riuscito a segnare di sottomisura. Pilloi si fa vedere, riceve Renzi. Azione personale, raddoppiato, esce fuori il pallone per Filloi che va alla conclusione, il tiro è fuori misura e poi il rimbalzo difensivo di Ollo. Solita azione con Trapani, mentre viene fischiato il fallo a Filloi che ha preso sicuramente il pallone, ma non so se poi abbia toccato anche la mano. È una di quelle azioni che spesso i giocatori cercano, che però difficilmente gli arbitri non fischiano, e quindi è sempre molto rischioso andare a cercare di prendere il pallone, colpire il pallone dietro all'avversario, perché finisce che quasi istintivamente gli arbitri fischiano il fallo. E sì, poi Trapani sta interrompendo il cronometro, regalando liberi. Venuto realizza il primo, nonostante tira in campionato col 67%, ma sembra un esterno, quindi in teoria dalle buone medie. Vediamo questo secondo, conclusione dalla linea di carità a segno. E fra l'altro comunque riuscendo a prendere qualche punto dalla lunetta e anche quel canestro dal campo di poc'anzi di Tessitori, la formazione ospite ha preso questo 5-0 di parziale aperto che la riporta nuovamente sotto. Scott, il resettino di Scott che realizza, si prende le sue responsabilità a Scott e fa bene, 79 a 68. Era un pallone abbastanza pesante questo, perché nel momento in cui l'inerzia del match quasi sta finendo fra le mani di Biella, che va alla conclusione pesante, rimbalzo difensivo di Meis, c'è il fallo di Hall, importantissimo questo rimbalzo lungo di Meis che ha tirato giù il pallone proprio a Hall ed è veramente oro colato perché Meis può andare in lunetta. Sì, Trapani ha pulito bene la zona poc'anzi di Biella col post alto, che si sa è il lato
è il punto debole della zona, con Scott che ha fatto finalmente l'americano e si è preso la sua responsabilità. Dobbiamo dire che tutti gli 8 punti li ha realizzati nel secondo quarto, quindi sicuramente è uscito con un altro piglio dagli spogliatoi. Mace realizza il primo libero. 80-68 per Trapani, 2 minuti 5 secondi da giocare, con Mace che ha l'opportunità ancora di un tiro libero e realizza. 81-68, più 13 per Trapani, che ormai sta tenendo costantemente questo vantaggio in doppia cifra, anche se Hall trova un'autostrada davanti a sé, poi sbaglia incredibilmente, forse c'è un fallo di tessitore, gli arbitri lasciano proseguire come se si dovesse giocare a calcio, il basket non esiste. Ottimo il passaggio di Mace, assist per Scott che prende anche una bella manata in faccia. Scott realizza un bellissimo canestro, soprattutto per merito di Mace che si è proprio piegato in una maniera incredibile e ha dato un assist eccellente per Scott, che ha tirato dal basso un pallone difficilissimo da controllare e poi lo ha messo dentro, subendo forse anche il fallo, ma comunque non entriamo in questo contesto. Fallo fischiato a Scott su questa penetrazione di De Vico. 1 minuto e 39 secondi da giocare, 83-68, con Trapani che ha il massimo vantaggio della serata, più 15. Un vantaggio che sinceramente nessuno, sul quale nessuno avrebbe scommesso qui al Palacona da questo momento della partita, perché ricordiamo che i Granata giocano in condizioni davvero difficili con due giocatori del calibro di Tommasini e di Tavernelli che non sono della partita. Dall'altra parte manca Udomo, ma per Trapani sono tantissimo dover regalare due uomini di questo livello agli avversari, soprattutto di una capolista che viene da 7 vittorie consecutive. 83-70 per Trapani, che cerca di giocare anche un po' cronometro probabilmente, infatti Filloi affida adesso il pallone a Mace che chiama per i compagni, vuole il blocco di Renzi, va alla conclusione Mace, non va a segno. 1 minuto e 17 secondi, fallo fischiato alla difesa granata ed un fallo veramente ingenuo, inutile, non so come definirlo, perché in questo momento della partita Trapani avrebbe sicuramente il dovere di far giocare e di far trascorrere i secondi sì, in un match che ormai sembrerebbe deciso. Una definizione ce l'avrei, incomprensibile tatticamente. Trapani deve fare scorrere il cronometro. Però ringrazia Hall che sbaglia dalla lunetta il primo tiro libero. 83-70, quasi un po' senti rassegnata mi sembra Biella in questo finale di partita, anche a giudicare dall'atteggiamento di coach Carrea, che poc'anzi vedevamo anche con le braccia conserte, forse non se l'aspettava, anche se da Trapani ci si può aspettare di tutto visto il potenziale che ha. Renzi perde palla e il giocatore granata può andare in contropiede, Ferguson tutto solo arresta il tiro ma sbaglia anche lui, e direi forse che scorrono i titoli di coda adesso. 83-71, Trapani vince meritatamente questo match, si alza tutto in piedi il pubblico. Scott, schiacciata di Scott che va a suggellare questo successo di Trapani. 85-71, grande entusiasmo al Palaconab per questo successo, direi anche in parte inatteso, perché Trapani ci stava che poteva vincere, perché era deciso a farla sua questa partita anche con tutte quelle vicissitudini di cui vi abbiamo detto, ma il modo in cui è arrivata questa partita fa bene l'arbitro. Sì, no, lui assegna il pallone a Trapani, a mio modo di vedere il pallone invece era per la formazione biellese, ma adesso conta poco perché con 14 punti avanti Trapani non fa altro che poter dare spazio a giovanissimi come Costadure e Simic, richiamando Ganeto, richiamando Renzi, applauditissimo dal pubblico, ripeto 100 partite per lui in maglia granata. Finisce con questa ovazione del pubblico granata questo pecci, ultimi 19 secondi, con Scott che non controlla il pallone perché la palla finisce, i suoi piedi finiscono oltre la linea di demarcazione dell'attacco e dunque sulla linea di centrocampo. Ultimi 17 secondi e 40 centesimi di gioco, ormai ben poco da dire, 14 punti di vantaggio per Trapani con il pallone congelato fra le mani di Ferguson che forse vuole l'ultimo tiro da tre per magari giocare sulla differenza canestri qualora dovesse servire. Venuto dalla conclusione, sbaglia anche lui, poi un errore della difesa di Trapani, il pallone di Tessitori che va in fondo al retino, in fondo al
canestro e dunque finisce col punteggio di 85-73, partita che Trapani porta in porto con pieno merito, una partita che soprattutto nella parte in cui Biella aveva cercato di rifugire lo strappo, Trapani è riuscita a tenere fra le proprie mani e soprattutto riuscendo ad avere anche dei vantaggi ancora via via crescenti, e direi che non c'è assolutamente nulla da dire su quella che è stata la partita della formazione Granata, che ha giocato un ottimo match e direi soprattutto con grande continuità, quella che era mancata a volte in queste partite di questo campionato, non era mancata nella partita interna con Ferentino, è quasi una ripetizione di questa partita perché Trapani ha giocato con un grande atteggiamento ma con grande continuità sia soprattutto in attacco ma anche nell'applicazione difensiva. Direi che ci sono veramente da spendere specialmente delle ottime parole per la formazione trapanese, mentre i giocatori di Biella vanno a salutare quei pochissimi sostenitori che l'hanno seguita in questa trasferta, ma questo è tutto dire perché non sono trasferte di pochissimi chilometri. Trapani invece va a ringraziare e a dare i 5 ai propri sostenitori. Diamo un'occhiata allo score prima di chiudere, nel frattempo ti volevo coinvolgere Salvatore per un commento relativo al match ma soprattutto per quelli che sono i migliori da una parte dell'altra, in assoluto il migliore in campo. Sì, per quanto riguarda Trapani non c'è dubbio, chiaramente Kendrick Mace 27 punti, una spina costante nel fianco di Bella per tutti i 40, assist illuminanti, il Kevin Max che finora non si era visto, quello dello scorso anno, e quindi benvenuto anche a lui questa stagione che sia la prima di una lunga serie. Per quanto riguarda la formazione ospite, la do a Mike Cole perché oltre a realizzare 21 punti ha tirato giù tanti rimbalzi, mentre Ferguson, vero che ha realizzato 23 punti, a mio avviso è stato un po' avulso dal gioco e dai momenti caldi del match. Ecco, completiamo con la realizzazione, abbiamo detto dei 27 di Messi, diciamo dei 3 di, dei 17 di Andrea Renzi che comunque vicino al suo ventello ci è andato, poi 16 punti per Ganeto, 12 per Scott nelle Trapani, Scott che ha avuto qualche difficoltà nella parte iniziale del match, poi per la formazione ospite abbiamo detto dei 23 di Ferguson e di 21 di Hall che sono che hanno la leadership di questa squadra in dubbia, poi 13 punti per De Vico e poi nessun altro è andato in doppia cifra. Uno sguardo velocissimo a quelle che sono le statistiche, direi che sono delle statistiche molto equilibrate, che pesa molto la percentuale di realizzazione dal campo di Trapani con un 53% contro il 39% di Biella, ma al di là delle cifre statistiche direi che Trapani l'ha fermamente voluta questa partita, l'ha meritata, e direi che questo forse, non so se condividi, è il commento finale di un match che riporta nuovamente grande entusiasmo qui al Palacona e riaccomuna ancora più forte il legame fra la squadra e questo pubblico, e chissà che non possano accadere anche delle altre note diciamo positive in questo momento della stagione particolarmente tribolato per via delle assenze di cui più volte abbiamo detto. Sì, sono assolutamente d'accordo, a mio avviso anche le statistiche lasciano il tempo che trovano, perché quando Trapani getta sangue e sudore sul parquet come ha fatto con Scavati, nonostante le rotazioni limitate all'osso, insomma credo che questo abbia fatto la differenza. E poi non dimentichiamo che dall'altra parte c'era la capolista, reduce da 7 vittorie consecutive, per Trapani il primo tris della stagione, un tris che viene veramente bagnato da un bagno di folla proprio qui al Palacona, grande entusiasmo, ve lo ribadisco ancora una volta, 85 Trapani, 73 Biella, con questo è tutto dalla Palacona da parte di Peppe Cassisa e Salvatore Barraco, a tutti la più cordiale buonasera alle prossime gare della Lighthouse Trapani.